Ed eccoci tornati in Franciacorta. Proprio qui tra i filari di questo prezioso Chardonnay incontriamo Bruno. Buongiorno, buona domenica Bruno. Buongiorno e buona domenica a tutti. Senti Bruno, la vostra è una storia direi quantomeno curiosa ed esemplare, lasciami dire. È vero, la nostra famiglia da oltre 45 anni è leader nel settore tessile dei filati di cotone. Purtroppo con gli anni 90 il tessile fu uno dei primi ad essere colpito dalla concorrenza di questi paesi terzi che producevano filati a costi nettamente inferiori ai nostri. Ecco, la vera innovazione, la vera bellezza della vostra storia è che avete saputo a un certo punto diversificare, reinventarvi, con un gioco di parole dai filati ai filari, ecco, consentimi di giocare su questo. E insomma, non è un mestiere semplice, immagino che al di là di tutto non siano stati momenti facili quelli del passaggio, perché dalla nascita del progetto alla prima raccolta ne è passato di tempo. Ne è passato di tempo ed è stata una scelta veramente difficile, però francamente proprio in questa zona, in questo ambiente, proprio quando avevamo deciso di fermare le filature, guardandoci attorno, vedendo queste colline, questi vigneti, ci è venuto un po' anche quasi un grido d'allarme della serie: qui noi ci siamo, il territorio ti chiama. Ci dispiaceva, per la verità, abbandonare gran parte delle competenze sia industriali che manageriali dei nostri collaboratori, e ci siamo detti: ma perché non trovare un'alternativa? Un'alternativa piacevole come era la viticoltura e il mondo del vino, e soprattutto un'alternativa che ci desse una garanzia in più rispetto al tessile. Questa garanzia è il territorio, perché se un filato lo si può produrre a tutte le latitudini del mondo, il vino è un'altra cosa. Chi vuole o chi ama un Franciacorta lo può produrre e trovare solo qua, come peraltro in altre zone d'Italia. Cioè il territorio diventa difesa di un'attività. Altro dei pregi che ha la tua azienda, la tua attività, è un grande rispetto per l'ambiente, quasi un rapporto di osmosi, no? Un grande dare e avere. Noi abbiamo un concetto che si chiama, nel nostro gergo interno, tutto natura, rispetto globale del vigneto, della vinificazione. Addirittura nel confezionamento dei nostri prodotti cerchiamo, nel limite del possibile, di usare carta riciclata, e soprattutto anche l'energia. L'energia elettrica che utilizziamo è autoprodotta, energia pulita da impianti fotovoltaici. Così contribuiamo in generale con i nostri impianti ad evitare 220 tonnellate annue di emissione di CO2. E in più possiamo dire con orgoglio e con grande soddisfazione che l'energia tutta che nelle nostre tenute si usa deriva dalla nostra produzione pulita di impianti fotovoltaici. Guarda, è bellissimo davvero, siete un grande orgoglio per il nostro paese. Bruno, se tu sei d'accordo, io direi a questo punto di andare ad assaggiare il frutto di tanto lavoro, va bene? Andiamo in cantina? Andiamo. Ed eccoci di fronte ad uno straordinario Franciacorta, un pino nero in purezza a dosaggio zero. E mentre ci ha raggiunto anche tua figlia Michela, che porta avanti la tradizione di famiglia, Bruno, ci vuoi spiegare che cosa vuol dire la definizione in purezza a dosaggio zero? In purezza vuol dire che questo vino è composto, è derivato solo ed esclusivamente da uve pino nero. Vinificate in bianco, ovviamente, perché il pino nero è un'uva a bacca rossa, mentre noi in fase di pressatura separiamo la fase buccia dal mosti. Il mosto, che è la buccia chiara del grappolo, dell'acino, va ad essere vinificata, fa un suo percorso negli acciai, parte attraverso queste barriche, anche botti grandi di rovere, e dopo ben 40 mesi di affinamento sui lieviti, 40 mesi viene sboccato, e essendo dosaggio zero non c'è aggiunta di liqueur né pure di zucchero. Non c'è trucco, non c'è inganno. Non c'è trucco, è vino nella sua più naturale naturalità. Senti, mi sono convinta guardandolo, direi che è arrivato il momento però dell'assaggio. Allora, brindiamo con questo Franciacorta, cin. Noi tra poco torneremo ancora qui in zona per scoprire la cucina del Franciacorta, non a caso ancora con il vino. Cin.